Vaccinali. Siamo a Roma con Luca Sappino. Luca, chi c'è con te? Dove ti trovi? Eccoci. Allora, Alessio, io mi trovo a Roma quartiere Eur, è il centro vaccinale quadrato della Concordia, quello che un po' ha sostituito l'hub della Nuvola. Sono con Jamal Ranlawi, che è un medico vaccinatore di questo centro, e con lui ci stavamo proprio confrontando su questo, perché la Fondazione Gimbe ha fotografato diciamo, l'arrestarsi delle vaccinazioni, un rallentamento sulle vaccinazioni, in particolare sulle nuove dosi, meno 20% nell'ultima settimana di gennaio. Dottore, anche in questo centro vaccinale voi avete potuto registrare diciamo, una crescente difficoltà? Sì, abbiamo visto nell'ultimo periodo una riduzione del numero dei prenotati rispetto a due mesi fa. Questo hub, Alessio, è aperto, siamo venuti qua, ti ricorderai, a proprio celebrarne l'inaugurazione, era dicembre, quindi tre mesi fa. Si facevano quante vaccinazioni in quei giorni? Beh, parliamo più o meno di 1500-2000 vaccinazioni. 2000 vaccinazioni, oggi mi diceva il dottore siamo a circa la metà, ma il calo, dottore, a cosa è dovuto secondo lei? Cioè, siamo banalmente di fronte allo zoccolo duro inconvincibile o c'è qualche altra ragione? Beh, assolutamente è dovuto principalmente per l'aumento dei contagi inerenti all'infezione da SARS-CoV-2. Quindi tanti che vengono infezionati da SARS-CoV-2 tendono a posticipare o annullare la prenotazione. Cioè arriva attuale. Prima il virus. Il virus o la quarantena. Esattamente. Alessio, non so se vuoi proseguire tu, se no io proseguo chiedendo l'identikit. Prego, prego. Di chi è il neovaccinato che si presenta qui, se avete modo di aver mappato, diciamo, fatto un ritratto. Beh, vengono un po' tutte le categorie, quindi partendo dagli adulti, è una percentuale di adolescenti, quindi dai 12 ai 17 anni, e abbiamo anche registrato una ottima aderenza delle donne in gravidanza o nell'allattamento. Infatti, tant'è vero che questo centro ha dedicato delle giornate proprio ad hoc alle donne in gravidanza, dove si vedono un buon numero di partecipazioni. Cioè hanno dovuto creare degli open day dedicati per andare a trovarsi categorie particolari di non vaccinati. Grazie Luca, grazie al tuo ospite, buon lavoro all'equipe che lavora lì al centro vaccinale e a presto.